Forte di una trentina, 35 unità, staremo a vedere chi riuscirà a spuntarla sul traguardo in leggera ascesa della gara di Pieve al Toppo. Vedete altri atleti che si sono staccati, che sono fuori dai giochi, mentre già cominciato il convulso sprint. Riconosciamo davanti le maglie della Rinascita Ormele, c'è una caduta. C'è una caduta a centro gruppo, intanto vengono fuori due atleti della Rinascita Ormelle con Maronese che vince sul compagno di colori Pessotto, terza posizione per Stefanelli, quarto posto per l'atleta della Campi Bisenzio Manuel Pesci, quindi quinta posizione per Trabucco e sesta per Mondatori. Ma lo rivediamo questo sprint molto convulso. Uno sprint dove si è registrata anche una caduta, fortunatamente si stanno rialzando tutti i ragazzi, arrivano i sanitari per le prime cure, diverse ammaccature, tanta paura, ma vediamo che fortunatamente le conseguenze non sono gravi. E andiamo a rivedere a ralenti la volata con Manuel Pesci, bravissimo l'atleta della Campi Bisenzio, che in questo momento prende saldamente in mano le redini della situazione. Sulla sinistra del teleschermo però c'è uno sbandamento, si vanno a toccare due atleti e poi, che è chiaro, altri vanno sopra e la caduta prende una conseguenza con diversi atleti che vanno a terra, ma fortunatamente, come abbiamo visto, non ci sono stati poi grandi problemi. Ne approfittano i ragazzi della Rinascita Ormelle con Maronese che viene fuori negli ultimi metri e anticipa il compagno di colori Pessotto, terza posizione per Stefanelli, quarta per Pesci, quindi successo in grande stile per la formazione veneta che è venuta in Toscana con ambizioni importanti, ambizioni che si sono finalizzate con la vittoria di Marco Maronese. Come ti chiami? Maronese? Maronese Marco. Marco Maronese, primo al traguardo, Yuri Pessotto, secondo, trionfo per questa corazzata che è arrivata dal Veneto, la mitica Rinascita Ormelle da Treviso, ne è valsa la pena fare tanta strada. Sì dai, diciamo che è bello correre in Toscana, ci sono molte gare importanti e siamo contenti di essere venuti qua e aver vinto anche. Poi c'era un lotto di partecipanti di grande livello, con squadre che venivano anche dal sud Italia, dal centro, quindi è una vittoria di valore. Sì, questa è la seconda vittoria e devo ringraziare la squadra, è stata ottima, cioè, siamo arrivati tanti all'arrivo anche se il circuito era abbastanza selettivo. Una corsa molto veloce e difficile da controllare. Sì dai, diciamo che è stata abbastanza difficile, molti attacchi anche se isolati, un'ottima squadra che ha tenuto coperto tutto il tempo e siamo arrivati di volata, grazie a loro. Una volata un po' convulsa, vi siete aperti, avete invaso tutta la carreggiata, ci sono state anche delle cadute, voi avete preso le posizioni giuste subito. Sì, siamo usciti all'ultima curva, eravamo in quattro tutti quanti davanti, l'arrivo tendeva leggermente in su e anche sinceramente al contrario siamo riusciti a rimanere in testa. Confermi che vincere in Toscana è importante? Sì, è importante, sì. Bravo, complimenti. Yuri Pessotto, oggi ha vinto il tuo compagno, ha vinto tutta la squadra. Sì, questa giornata è stata molto importante per noi, perché abbiamo vinto e soprattutto siamo riusciti ad organizzare bene il nostro seguimento per le fughe con tutta la nostra squadra e alla fine il risultato si è visto. Mi avete un po' smentito, perché parlando, dicevo, a Treviso tutte le settimane c'è una gara di juniores, come mai siete venuti qua? Oggi non c'era una gara lì da noi, era a Verona e abbiamo deciso di venire qui per cambiare un po'. Scelta giusta? Sì, abbiamo fatto vedere che ci siamo fatti vedere anche qua e allora siamo molto contenti. Vi aspettiamo anche prossimamente? Vabbè, speriamo. Nicola Stefanelli con le due bellezze locali, terzo al traguardo, primo dei toscani, lo guardiamo così il risultato? Sì, sono contento di questo risultato, l'anno scorso avevo vinto, ci tenevo a far bene. Sono consapevole di essere stato battuto da due grandi corridori, lo dimostra il fatto appunto che siamo sui primi due gradini del podio, due ragazzi della stessa squadra. Faccio i complimenti a loro e voglio fare complimenti anche al mio compagno Orsini che ha vinto l'internazionale a Loano, davvero complimenti a lui e grazie a tutta la squadra e a tutti gli sponsor. Quindi una giornata positiva per voi, una vittoria, un piazzamento in una volata complessa. Sì, indubbiamente, una grande giornata.
Siamo partiti tanti, sono state molte cadute e non è stato facile arrivare sani e salvi al traguardo. Una volata difficile, sono riuscito a uscire 100 metri ma sono stato superato dai due corridori delle Nascite Ormelle. Complimenti, va bene così. Miliciani è stanco, lo stanno chiamando tutti, corre in qua e in là da questa mattina. Alla fine c'è stata questa caduta conclusiva, i ragazzi si sono rialzati, c'è stato un bel risultato tecnico, una gara tirata ricca di colpi di scena. Donato, va bene? Sono molto contento perché la partenza non si discute, i 175 corridori non è che si trovano tutti i giorni, poi c'era il fior fior dell'Italia, è andato tutto bene, e il problema è stato quel ruzzolone, però comunque quando non ci sono grandi cose sono quasi incerti del mestiere, insomma, uno che fa questo lavoro qui, però dispiace per questa gente, ringrazio tutti voi altri, tutta la polizia, la provincia, insomma, tutti gli sponsor che ci sono e tutti quelli che un poco mi hanno aiutato. Allora, quelli che hanno vinto sono di Treviso, una grande squadra, no? Sì. Tu la conosci chiaramente. Invece di andare a Verona sono venuti qui, è una bella soddisfazione. Mi telefonarono, mi dice guardi, dice lei mi lascia il posto, dico lo deve vedere da sé perché ora c'è il computer, se c'è il posto, infatti se era a 177 avevo detto non 12, dopo vuol dire che un po' chi l'ha mandato in un altro posto, poi erano tutti 12, mi ricordo mica, insomma sono contento per queste, per tutti, anche per la Toscana certo, però quando viene queste squadre di fuori danno anche il lustro insomma alla corsa. Io sono contento. L'aspetto tecnico infatti si accresce molto e la gara diventa più appetibile e più appetitosa. Se uno guarda un attimino anche l'Albo d'Oro, non è che ha vinto sempre gli scagnozzi, insomma ha vinto gente importante, insomma, ecco. Io sono molto contento di tutti, del risultato, un risultato tecnico molto importante, perché anche la corsa stessa quando vince insomma una squadra, un corridore forte, insomma fa piacere agli organizzatori. Ne valsa la pena fare degli sforzi e patire un pochino perché nelle organizzazioni c'è sempre un po' da tribolare. Un pochino mi è passato, certo che quando c'era la partenza che hai visto non trovi quello che vuoi e dispiace, sei un po' arrabbiato, però ora mi sono rilassato, il risultato è stato ottimo, è andato tutto bene. Ti riposi, vai a vedere un po' di gare come sempre. E poi si guarderà Donato. I grandi programmi a 76 anni non si possono fare. Se all'altro anno si sta bene, si vede. I corridori, mica devono tenere le mani di dietro, così va bene.